Qualunque linguaggio di programmazione avete utilizzato, sono quasi certo che a un certo punto vi siete imbattuti nei numeri casuali. C e C++ hanno le funzioni srand e rand. Srand serve per inizializzare il generatore di numeri casuale, mentre rand restituisce un numero casuale ogni volta che viene chiamato. Python ha la libreria random, Java la classe random, insomma, ci siamo capiti. Facciamo una panoramica veloce di come funziona la generazione di numeri casuali. Questo non è lo scopo del video, ma per andare avanti devo dire un paio di cose che ci serviranno dopo. Un generatore di numeri casuali è un algoritmo che, preso in input un numero, chiamato seed, che vuol dire seme in inglese, restituisce un numero in output con delle proprietà. Molto spesso questo numero in output può essere nel range 0 e 1, tipicamente 1 non è compreso. Oppure tra 0 e un numero altissimo che di solito in C è settato nella costante randmax. E il numero casuale restituito da questa funzione ha delle proprietà statistiche molto interessanti. Il più delle volte si vuole che tutti i numeri generabili abbiano la stessa possibilità di essere generati. Non è diverso da lanciare un dado. Quando si effettua un lancio di un dado, ogni faccia ha la stessa probabilità di uscire, a meno che il dado non sia truccato, ovviamente. La stessa cosa la si vuole ottenere con i numeri casuali generati a computer. Ogni numero deve avere la stessa probabilità di essere generato. Questo significa che il generatore di numeri casuale estrae i numeri da una distribuzione uniforme. Esistono anche altri algoritmi che permettono di estrarre numeri a caso da altre distribuzioni di probabilità, ma purtroppo ci addentreremo troppo nei meandri della probabilità, che non è lo scopo di questo video. Ci sono vari algoritmi che generano numeri casuali e pressoché funzionano allo stesso modo, in linea di principio. Si parte da un seed che stabilisce lo stato iniziale, si effettuano delle operazioni che cambiano il seed e si restituisce il numero casuale generato. Quando questa funzione viene richiamata, si prende il seed precedentemente modificato e si rifanno le stesse operazioni. Qualora non fosse stato chiaro, la scelta del seed iniziale è importante perché è quello che viene utilizzato per generare i numeri casuali all'interno del nostro algoritmo. Ma tuttavia, cosa succede se non impostiamo il seed oppure lo impostiamo con un numero prestabilito, che ne so, 5, 9 o 47? Succede che otterremo lo stesso numero casuale. Anzi, se all'interno del nostro programma generiamo più numeri durante la sua esecuzione partendo da un seed iniziale, otterremo sempre la stessa sequenza di numeri casuali. Provateci e vedete voi stessi. Anche se molti pensano sia una stupidaggine che un generatore di numeri casuali possa generare sempre la stessa sequenza di numeri, in realtà molto spesso ci torna molto utile. Banalmente, pensate se dovete debuggare un programma che genera numeri casuali. Non volete che il verificarsi di quel bug che state cercando dipenda da un numero casuale. Utilizzando lo stesso seed, sì, si otterranno sempre numeri casuali, ma sarà sempre la stessa sequenza di numeri casuali ogni qualvolta che il programma viene avviato. Quindi, tutto è deterministico. Fintanto che i numeri casuali vengono generati da un programma per computer, non si può fare un algoritmo che restituisce veri numeri aleatori. Per questo motivo è che si preferisce chiamarli numeri pseudo casuali o pseudo random in inglese. Fino a questo punto penso che per la maggior parte di voi non stia dicendo nulla di nuovo, ma adesso arriviamo al succo della discussione. Può un programma per computer generare veramente numeri casuali? Abbiamo visto di no. Ma può un computer generare numeri veramente casuali? La risposta è sì. Per dirla in un altro modo, un software non può, ma un hardware può. E se avete un computer con un processore x86 di circa 15 anni, quindi un Intel o un AMD, il vostro computer è in grado di generare veri numeri a cazzo di cane. Una sera non avevo nulla da fare, o forse avevo da fare ma mi seccavo a fare quello che dovevo fare. Piuttosto che guardare video su YouPorn, volevo dire video su YouTube, stavo dando un'occhiata al set di istruzioni x86 e ho trovato che ha due istruzioni assembly che creano numeri casuali. Da un lato abbiamo rdrand, che sempre usa un generatore pseudo casuale, mentre abbiamo rdseed, che genera veri numeri casuali. Magnifico!
e come si usa in un programma? Io ho scoperto queste due istruzioni x86 meno di un mese fa. Ho imparato a farlo solo in C e in C++. E quindi vedremo come si fa tutto dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di Code Academy. Io sono Valerio e oggi sparo numeri a caso. Ma prima di proseguire io vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con i vari contenuti che porto su questo canale. E inoltre, se apprezzate il mio lavoro, da oggi potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, link in descrizione. E adesso proseguiamo e andiamo a vedere come si danno i numeri a caso in C. Prima di tutto dobbiamo includere questo header chiamato imintro.h o quello che sta, che permette di utilizzare le funzioni intrinseche per il processore x86. Per chi non lo sapesse, le funzioni intrinseche sono funzioni che il compilatore tratti in maniera speciale e, usando quella che all'apparenza sembra essere una funzione, in realtà viene compilata utilizzando l'istruzione assembly RDSID. Andiamo a vedere nel codice. Aggiungo questa opzione del compilatore e metto anche un trattino o tre per ridurre al minimo le cazzate e così ci possiamo focalizzare su quello che ci serve. Guardate qua, viene effettivamente utilizzato il generatore di numeri casuali di Intel e il risultato viene messo in un registro. Questa funzione che utilizzo qua prende come parametro un puntatore a un intero. In questo caso ho scelto di utilizzare quello a 32 bit, dove mettere il numero casuale, mentre restituisce un valore che può essere 0 o 1. Restituisce 1 se ha successo, mentre 0 se non ha successo. E che vuol dire se ha successo? Esattamente quello che sembra. Se il generatore casuale non è pronto oppure non riesce a generare un numero casuale in tempo, il processore non può stare la vita naturale durante ad attendere che questo si svegli e generi un numero casuale. Deve andare avanti. Nel caso di mancata generazione di un numero casuale, viene settato il bit del carry flag, ovvero quel bit che viene settato quando un'operazione aritmetica sta riportando uno più bit e il registro utilizzato è troppo piccolo. È una specie di bit di overflow, ma leggermente diverso. E non è questo il video di cui ne voglio parlare. In questo codice, infatti, faccio un ciclo che va avanti finché non viene generato un numero casuale. Intel suggerisce di iterare per un numero di 10 volte. La probabilità che si ottengano 10 fallimenti di fila è talmente bassa che, se accade, vuol dire che il vostro processore ha un piede dentro la fossa. In un documento ufficiale Intel redatto nel 2018, ho letto che il generatore di numeri casuali di Intel ha un suo clock interno di 800 MHz e necessita di 8 cicli del suo clock interno per sputare fuori un numero casuale, fino a un massimo di 100 numeri casuali al secondo. Forse è per questo motivo che qualche volta può non restituire un numero casuale. Essendo un circuito separato, seppur all'interno del processore stesso, può ritardare e, come dicevo poco fa, il processore deve andare avanti. Ma come funziona questo generatore di numeri casuali veri? Non è ben specificato. Il documento dice che viene utilizzata una sorgente di entropia. Cosa sia l'entropia nella teoria dell'informazione potrebbe essere l'argomento per un altro video, se volete. Diciamo brevemente che per entropia si intende un modo per misurare l'incertezza. Quindi, una sorgente di entropia è una sorgente di incertezza, che possono essere varie. Il tempo trascorso tra due tasti premuti della tastiera, movimenti del mouse, rumore termico dei circuiti, qualsiasi cosa che sia incerta a quanto pare va bene. Tuttavia, non è tutt'oro quel che luccica. Un vero generatore di numeri casuali non ha una garanzia statistica, cioè non si sa se i numeri generati hanno la stessa probabilità di essere estratti come in un generatore pseudo casuale. Ed è per questo motivo che Intel ha chiamato RDSID, perché ti fa capire che è meglio utilizzare questa funzione assembly come un generatore di un SID piuttosto che un generatore di numeri casuali, cosicché da prendere quel SID generato casualmente e utilizzarlo in un generatore di numeri pseudo casuali. Benissimo pinguini, penso che oggi sia tutto e vi ringrazio come al solito per essere stati qui con me anche oggi fino a questo punto. Prima di concludere vi rimando come al solito agli altri video che porto su questo canale che sono certo che troverete di vostro interesse e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!